Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è una bestia, letteralmente. Uno dei miei giocatori preferiti in assoluto su questa versione di FIFA è a mani basse l'attaccante che ho usato di più nella mia Serie A. Parlo di Carlos Bacca nella sua versione International Man of the Match. Come avete visto dalla clip iniziale, parliamo di un giocatore che mi ha fatto 17 gol in 4 partite. Ripeto, 17 gol, 17 in 4 partite. E già solo questo dovrebbe farvi capire tante, tante, tante cose. Un giocatore veramente assurdo. Chi ha provato già la versione base sa quanto sia forte e buggato. E magari con l'IF è rimasto un po' deluso, ma vi assicuro che questa versione unisce il bug, tra virgolette, della versione NIF di quello base a delle statistiche aumentate, quindi vi lascio immaginare che mix esplosivo ne è uscito fuori. Potrebbe diventare, secondo me, l'attaccante più forte della Serie A dopo le versioni TOTS di Higuaín e Dybala, secondo il mio modestissimo parere, non costa neanche tanto, quindi. Ma basta con le chiacchiere, andiamo subito a vedere nel dettaglio le statistiche di questo mostro. Iniziando dalla velocità, per quanto riguarda la velocità troviamo 1,85 sulla carta, valore di tutto rispetto per una TT, accelerazione e velocità scatto sono praticamente uguali e basta, direi che per quanto riguarda la velocità non c'è nulla, null'altro da dire se non che in game rende esattamente come dovrebbe. Passando al dribbling, anche qui troviamo un bello 85 sulla carta, addirittura un più 4 rispetto all'ultima versione. Con delle statistiche belle, e ce n'è una in particolare che a me piace tanto, ovvero l'agilità. Infatti troviamo un 88 per quanto riguarda quella statistica, e considerando che parliamo di un attaccante, una punta di peso, quell'agilità non può far altro che fargli del bene. Detto ciò, andiamo a vedere il tiro. Il tiro è la caratteristica assolutamente migliore di Bacca, che sia buggato, che sia forte, dite un po' quello che volete, ma per quanto riguarda il tiro è illegale. Troviamo un 88 sulla carta, che per un 84 di overall non è assolutamente niente male, con statistiche molto 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 interessanti, come ad esempio il 90 di piazzamento e finalizzazione, che però a mio avviso sono qualcosa in più, perché è sempre e perennemente al posto giusto nel momento giusto. Anche se, boh, fate un passaggio e vi riesce male, lui ci arriva comunque. Ha un senso della posizione assurdo, sembra un po', magari dirò una neresia per qualcuno, ma sembra un po' un Inzaghi dei bei vecchi tempi. Ripeto, sempre al posto giusto nel momento giusto. Per quanto riguarda la difesa, vabbè, non ne parliamo più di tanto, menzioniamo solo la precisione testa con un valore di 82. Buono, ma nulla di eccezionale. Andiamo direttamente al passaggio. Il passaggio, nonostante abbia 70 sulla carta, direi che non mi è dispiaciuto. Infatti, per quanto riguarda i passaggi corti, che per una TT a mio avviso sono la cosa più importante, troviamo un bel valore, ovvero un 77. Mentre invece tra le statistiche del passaggio ce n'è una che è totalmente buggata in bene, ovvero l'effetto. Troviamo solamente un 79 sulla carta, però boh, sembra essere un 99, non un 79, perché come potete vedere voi stessi, basta che tiro a giro la palla è dentro. Destro, sinistro, indifferente. A proposito del sinistro, magari qualcuno non lo usa perché dice ha 2 stelle skill e 2 stelle piede debole. A mio avviso le 2 stelle skill sono state una cazzata, permettetemi il termine, che ha fatto l'EA. Perché Bacca, cioè, parliamo di un giocatore che pur di non usare il sinistro tira tira buona. Quindi dargli 2 stelle skill è una cavolata bella e grossa. Mentre invece per le 2 stelle piede debole ci può anche stare. 2 stelle piede debole che però in gioco non si vedono più di tanto, infatti qualche gol col sinistro l'ha fatto eppure bellino, non casuale, quindi sembra più un 3 o un 4 stella addirittura. Per finire andiamo a vedere il fisico. Un 82, statistiche abbastanza nella media, per quell'86 di forza fisica, anche questo come l'effetto buggato in positivo, perché i difensori non è che li sposta, li lancia. Praticamente gli si avvicina e lui li lancia via così, con un'arroganza fuori dal comune. Come work rate troviamo un alto normale, che è una cosa che a me per un attaccante piace. E boh, possiamo passare direttamente ai pro e ai contro di questo mostro. Per quanto riguarda appunto i pro e contro, sono così divisi. Se
Tra i pro ho voluto riempire la pagina, tra parentesi, perché scrivere tutto sarebbe stato sì, giusto, però volevo specificare questa volta. E quindi troviamo abilità, posizionamento, il tiro che avrei dovuto mettere al primo posto, ma non credo cambi nulla, e la forza fisica. L'unico contro sono le due stelle skill, perché quando capita che magari non si riesce a bucare la difesa con un lancio, con un passaggio ben fatto, riuscire a saltare l'avversario diventa, non dico difficoltoso perché ripeto, quell'agilità che lo aiuta tanto, però serve un po' più di impegno. Mentre invece se avessi avuto anche tre stelle skill giusto per fare la Veronica e queste cose, sarebbe stata decisamente meglio come cosa. Come voto finale un 10, anche in questo caso, come ho detto, non mi ricordo di chi, se devo essere sincero, scusate, non glielo toglie neanche Gesù Cristo. Mi sono divertito tantissimo e ha segnato come l'animale che è, quindi non potevo non dargli 10, ecco. Con questo il video finisce qui, vi ricordo di passare dai nostri social, Facebook, Telegram e chi più ne ha più ne metta. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto, bye bye!